Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. La legalità, il rispetto delle regole, dire no ad ogni forma di licenziamento discriminatorio sono questi i temi del sit-in di protesta che si è tenuto stamani nel piazzale antistante l'ingresso principale del presidio ospedaliero di Crotone, organizzato dalla funzione pubblica della CGIL. C'eravamo anche noi. Sit-in di protesta della CGIL per il licenziamento di un dipendente di una società che ha preso in gestione alcuni servizi dell'azienda sanitaria provinciale. L'unico dipendente dei 130 fantasmi, cosiddetti fantasmi, dell'azienda sanitaria provinciale ad essere licenziato è il rappresentante della CGIL. La CGIL non ci sta e organizza questo sit-in di protesta davanti all'ospedale, ed è presente anche Salvatore Chiaramonte, che è il segretario nazionale della funzione pubblica CGIL. Sì, ha detto bene, la CGIL e la funzione pubblica non ci stanno, perché la lettura che noi diamo di questa vicenda è che non si tratta di un licenziamento per motivi, come dire, economici o di funzionalità. Non ci sono le giuste cause, vuole dire? No, perché guardi, l'azienda ha deciso di interrompere già il rapporto di prova che questo lavoratore stava sostenendo. Era un lavoratore che oltretutto non aveva neanche bisogno, come gli altri 130 fantasmi, di sostenere un periodo di prova, nel senso che era, come dire, un pro forma, essendo tutto un lavoratore che da 20 anni prestava la propria attività per i servizi di questa azienda. E quindi la volontà dell'azienda era quella di lanciare un segnale preciso che non ci piace, un segnale che dice alle lavoratrici e lavoratori di questa azienda: non fatevi rappresentare, non vi serve la tutela del sindacato, anzi, quando questo avviene io lo licenzio il delegato. Non vi serve la tutela della CGIL, perché gli altri rappresentanti non sono stati licenziati. Beh sì, noi ci arroghiamo, come dire, questa fama di essere quelli che non mollano, che sono sempre in prima linea e che non rinunciano mai in nessun momento all'azione di tutela, di rappresentanza, di contrattazione. Questa attività che in questa azienda per una serie di motivi sembrano sospese, quindi la seconda questione che è in ballo e che ci vede manifestare davanti a questo ospedale, che chiediamo alla direzione di questa azienda di farsi carico anche di questa vicenda come di altre e di ripristinare un sistema di relazioni sindacali adeguato per permettere ai lavoratori di avere voce in capitolo, di poter determinare le condizioni di funzionamento dell'azienda stessa. Se non dovesse succedere, che fa la CGIL? Noi intanto abbiamo in corso delle procedure che vorremmo attente ed efficaci di ricorso giurisdizionale contro questo provvedimento, e affideremo la cosa ai legali perché sia scelta la strada più efficace, perché vogliamo fare rientrare questo lavoratore. Se ci si riesce con un ritorno indietro che noi auspichiamo dell'azienda, bene, altrimenti sarà un tribunale a ripristinare una condizione e un rapporto lavorativo. Quando parla dell'azienda sanitaria provinciale o della GESAN che ha in carico i lavoratori? Guardi, in questo caso parliamo di entrambi, per responsabilità diverse naturalmente. La GESAM ha una responsabilità diretta perché Vasapollo era un suo dipendente, anche se in prova, ripeto. E la GESAM è intanto la più responsabile di tutte di questo segnale, come dire, punitivo nei confronti della CGIL e del suo delegato. Naturalmente, ripeto, c'è una responsabilità che noi vogliamo far valere anche della direzione generale di questa azienda, che sembra disinteressarsi del destino di questo lavoratore e delle vicende adesso collegate. Guardi, lei lo sa meglio di me, questi lavoratori fantasma hanno lavorato per anni proprio per l'azienda, con varie forme di lavoro, di collaborazione precaria. Era interinale, l'azienda riconoscimento non può, pure certo, un pochino di qualche ora. E garantendo, come dire, l'erogazione di servizi istituzionali di questa azienda. Quindi adesso non è che si può far finta di nulla e disinteressarsi e dire io non c'entro, perché la direzione di questa azienda c'entra. In qualche maniera risponde a noi e ai cittadini della funzionalità dei servizi. Al sit-in di protesta sono presenti il sindaco,
è presente l'onorevole De Masi, il capogruppo in Consiglio Comunale del PD, ovviamente la CGIL a tutti i livelli. Sindaco, una manifestazione che vede tutti presenti per dire no a un licenziamento che voi considerate ingiusto. Per come viene descritta, assolutamente sì. Tra l'altro, in questo momento, diciamo, assumere atteggiamenti anche di scontro violento con il mondo del lavoro, che già ha tante sofferenze e tante piaghe aperte, mi sembra veramente fuori dal mondo. C'è la necessità di arrivare a un chiarimento. Poi in un incontro che fino a questo momento è stato rifiutato, da quello che si dice, avere un incontro per arrivare a un chiarimento, al di là poi delle posizioni che possono essere diversificate e restare diversificate, non è mai stato rifiutato a nessuno, in particolare a un'organizzazione sindacale rappresentativa come appunto la CGIL. Su questo credo che le istituzioni faremo la nostra parte, almeno per consentire che ci sia un chiarimento dovuto e rispettoso proprio delle diverse funzioni che si svolge, per garantire che questo avvenga. Allora, De Masi, presente a questa manifestazione. È un dovere assoluto che si deve verso un episodio che, se viene confermato nelle motivazioni che sono state descritte, non ho motivo per dubitarne, acquista una gravità particolare. Cioè, come diceva il sindaco, soprattutto in un momento come questo, un attacco a una rappresentanza sociale importante come la CGIL, una rappresentanza del lavoro, è francamente un atto che riecheggia gesti che vigevano in un periodo storico che sembrava ormai definitivamente allontanato. Bisogna sicuramente scongiurare questo rischio, non si può escludere dal circuito lavorativo una persona soltanto perché aderente, secondo quello che prevede la Costituzione, a un movimento sindacale, perché questi anzi sono i movimenti che sono necessari per rafforzare le ragioni di chi il lavoro lo vuole conservare e di chi soprattutto vuole conquistarlo. Siamo impegnati per questo, vedremo, al di là della manifestazione simbolica, insieme al sindaco e agli altri, di organizzare iniziative che valgano a far recedere questa società da un licenziamento assolutamente ingiusto. Diciamo che la CGIL è presente a tutti i livelli, avete messo in piedi davvero un'iniziativa che vede la partecipazione di cittadini, di rappresentanti delle istituzioni, di donne, una cosa importante. Beh, sicuramente questa mattina siamo riusciti a mettere su un'iniziativa intanto per denunciare le cose che ormai da giorni diciamo: legalità, rispetto dei diritti e non discriminazione nei confronti del sindacato, della CGIL in particolare. Apprendo con soddisfazione, ho visto tante presenze istituzionali, tanti cittadini, tanti lavoratori, tanti soggetti che hanno bisogno della sanità crotonese. Quindi stamattina siamo riusciti a mettere insieme i problemi della sanità crotonese, ma soprattutto per quello che ci riguarda, il rispetto di un'organizzazione sindacale. Guai a far passare il messaggio che ci possa essere qualcuno che arretri rispetto ai diritti e ai rapporti con il sindacato. Arretrare vuol dire far arretrare i lavoratori nei propri diritti, e guai a pensare che in questa realtà, in questa provincia, in questa città ci possa essere qualcuno che di imperio decide se assumere o meno qualche lavoratore sulla base di scelte che sicuramente non sono dettate dalle qualità e dalle caratteristiche del lavoratore, e noi su questo non arretreremo. Poi ci sono le altre vicende che noi abbiamo inserito anche nel documento che stiamo distribuendo stamattina, di un comportamento all'interno dell'azienda nei confronti dei dirigenti e dei delegati della CGIL che non è rispettoso dei ruoli che ognuno di noi ricopre. Noi abbiamo grandi responsabilità come sindacalisti e ce le vogliamo assumere tutti, ma non possiamo permettere e consentire a nessuno che questo ci venga tolto. Quindi l'abbiamo fatto stamattina, l'abbiamo fatto con tutto il gruppo dirigente, perché qui abbiamo le presenze di tutte le strutture della CGIL, di tutte le categorie, ma soprattutto quello che ci consola di più, la presenza di tanti cittadini. Presente alla manifestazione Francesco Sulla, il consigliere regionale, che ha un trascorso pure nella CGIL di dirigente regionale. Sì, sono qui intanto perché quando si consumano fatti così gravi, secondo me non c'è appartenenza né politica né sindacale. Credo che siano fatti di una gravità inaudita che richiedono la presenza di tutte le forze politiche, istituzionali e interventi anche adeguati a porre rimedio
a discriminazioni di questa natura. Poi di solito dietro ogni persona ci sono famiglie, persone che soffrono le conseguenze di questi atti, per cui bisogna anche pensare a quello che questi gesti sconsiderati provocano nelle famiglie. Franco Grillo, c'è anche un'interrogazione parlamentare che tu ne hai il testo, presentata dall'onorevole Nicodemo Oliverio, su questo licenziamento sull'iniziativa di oggi. Beh sì, penso che come al solito l'onorevole Oliverio sta facendo il suo dovere, quello di interessarsi del territorio e soprattutto interessarsi di una vicenda che ha dello scabroso per come la stiamo vivendo. Che cosa chiede Oliverio? Oliverio chiede di capire per quale ragione sia intervenuto un licenziamento nei confronti di un lavoratore che da 18 anni, 20 anni presta la sua attività lavorativa presso questa azienda e chiede di verificare se l'atteggiamento della ditta appaltatrice, la GESAN, sia stato corretto sia nei confronti del lavoratore che nei confronti dell'azienda come azienda appaltatrice del servizio appaltato dall'azienda sanitaria provinciale. C'è con te la segretaria regionale, come si chiama, della funzione pubblica CGIL? Si chiama Alessandra Baldari ed è la nostra segretaria regionale. Alessandra Baldari, a Crotone per manifestare per il licenziamento di questo lavoratore che è l'unico poi licenziato. Sì, è un fatto assolutamente inaccettabile perché colpisce la nostra organizzazione. Noi lo leggiamo così, si tratta di un precedente che non possiamo lasciare passare inosservato e stiamo spendendo tutte le nostre energie perché noi crediamo che vadano ripristinate relazioni sindacali corrette sia con la ditta che con la GESAN che licenzia un lavoratore senza che neanche abbia superato un periodo di prova, tra l'altro inutile dato che è già da 20 anni che presta servizio presso l'azienda sanitaria. C'è un ruolo anche dell'azienda sanitaria che avalla in qualche maniera una procedura così strana, così incomprensibile. Noi pensiamo che questo sia un colpo all'organizzazione sindacale e per questo stiamo lavorando intanto perché il lavoratore rientri in servizio e se questo non è possibile ovviamente procederemo per via giurisdizionale, ma noi pensiamo che il problema stia a monte, non sia nei confronti del lavoratore perché i fatti parlano chiaro, insomma l'accaduto ha dell'incomprensibile sia nella tempistica che nei modi. Allora, Pasapollo. La vedo elegantissima stamattina. Sì, per me questo è un bel evento. Lui è il lavoratore licenziato. È un bel evento, sì, certo. Oggi io sto festeggiando il mio così aspettato licenziamento, sì. Beh, a parte gli scherzi, è una situazione drammatica. Dall'oggi al domani trovarsi senza stipendi è brutto. E infatti, dopo 18 anni di lavoro Non per giusti motivi, insomma. Non ho visto altro che nessun motivo proprio, altro che più che altro diciamo discriminatorio, perché alla fine solo perché avrò scelto una sigla sindacale che appartenere a una sigla sindacale, così sono stato licenziato, perché sennò non si spiega. Cioè, io in azienda, in ospedale lavoro da 18 anni, quindi mi conoscono che persona sono a livello lavorativo e a livello personale, quindi non ho altro da aggiungere per quanto riguarda il mio licenziamento, perché sennò non si spiega. Alfredo Iorno è segretario regionale della funzione pubblica, presente a Crotone per protestare contro questo licenziamento. Chiaramente per protestare e anche per solidarizzare con il nostro delegato, perché poi la cosa strana è che tutto questo succede in una terra, in una città dove si contesta un delegato magari di aver alzato la voce, però si consente al direttore generale, dottore nostro, di chiudere il bilancio d'esercizio in disavanzo per 5 milioni. E 3 milioni, glielo dico io, 2011 sì, 5 sì. milioni e 3 milioni il 2012. Benissimo, e di non applicare la normativa che prevede la decadenza del direttore generale. Se dovessimo applicare regole, leggi, il primo ad andare a casa deve essere lui, uno. Due, siamo in una terra dove si consente all'onorevole Stasi di raccontare frottole ai calabresi, specie quando si mette a fare i conti sul piano di rientro e limitandosi a dire se ci dessero una quota capitaria come le altre regioni
e se ci danno quello che avanziamo siamo a zero. Vorrei ricordare all'onorevole Stassi di andare a verificare quanto è il disavanzo su cui si sta lavorando al piano rientro per quanto riguarda l'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori privati. Siamo a oltre 3 miliardi. Se va a verificare queste cose e le dichiara ai calabresi, l'onorevole Stassi probabilmente renderebbe un servizio veritiero all'intera comunità. Si ipotizzano nuove trivellazioni nel nostro mare. A tal proposito abbiamo interpellato il sindaco della città di Crotone, Peppino Vallone, e Michele Marseglia, presidente della Commissione Comunale Ambiente. Qualche giorno fa il quotidiano della Calabria ha pubblicato un servizio sulle perforazioni che le società petrolifere stanno per fare in tutto il Mar Ionio, da Taranto a Squillace, Reggio Calabria, chi ne ha più ne mette. Parte dal ragionamento che a Crotone ci sono 6 piattaforme e 28 pozzi e che in questa nuova iniziativa alla ricerca di idrocarburi saranno fatte altre perforazioni. All'interno dell'area marina protetta partono da lì, da Isola Caporizzuto, e arrivano a Ciron Marina, e poi da Isola Caporizzuto arrivano fino al Golfo di Squillace. Beh, quello che scrive la collega è una cosa allarmante. È allarmante perché allarmante perché avviene nel più assoluto silenzio. Cioè, nessuno parla di queste cose. Stanno per arrivare di nuovo le trivelle nel Mar Ionio con tutte quello che può significare per il Mar Ionio, e nessuno ne parla. È la prima questione che poniamo noi. Ma tenga conto che i comuni, trattandosi di ricerche, da quello che intuisco, da quello che lei mi sta riferendo, di ricerche che vengono autorizzate dal Ministero, non c'è una competenza dei comuni dal punto di vista formale. Dal punto di vista formale la competenza è del Ministero, sentita le regioni interessate dove avvengono le ricerche. Quindi in questo caso lei parla da Taranto giù, sentite le regioni Puglia, Basilicata e Calabria. Quindi la regione ha competenza in questo? Le regioni vengono solo sentite, le regioni sono quelle che vengono sentite, la competenza è esclusivamente del Ministero. Naturalmente questo riguarda la fase delle ricerche. Nella fase invece delle autorizzazioni vere e proprie, i comuni continuano a non esserci. Le regioni invece debbono esprimere un parere. È evidente che le regioni si raccordano con i comuni che hanno interesse. Lei ne sa qualcosa di questo? In questo momento non ne so nulla. Non ho letto l'articolo, ma me lo hanno riferito, e poiché c'è un sito... È un servizio interno. Poiché c'è un sito del Ministero che per trasparenza pubblica tutto quello che avviene, anche le fasi di riautorizzazione, consultato questo sito del Ministero, che è un sito del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupa proprio di questo settore, non esistono queste richieste sul sito del Ministero. Naturalmente io mi sono preoccupato di richiedere un incontro direttamente col Ministro dell'Ambiente, col Ministro dello Sviluppo Economico, proprio per avere contezza di quello che sta accadendo. Le ripeto, in questo momento sul sito del Ministero non c'è nulla, e tantomeno è arrivata la benché minima comunicazione al Comune o ai comuni. No, perché per fare le controduzioni nell'articolo si legge che si ha tempo fino al 13 di luglio, quindi il tempo sta per scadere. I contatti che ho avuto proprio in questo qualche minuto fa, ho avuto conferma che mi è stato fissato un appuntamento al Ministero dell'Ambiente, e naturalmente uno dei primi temi che porrò è anche questo, oltre quello usuale sulle bonifiche.
porrò questo problema. Fortunatamente molto prima del 13 luglio e per fine mese mi hanno fissato l'incontro al Ministero, quindi in quella sede ritengo che avrò tutti gli elementi conoscitivi che, ripeto, in questo momento sul sito del Ministero, non ci sono, non esistono. Non ci sono. Questi dati saranno stati pressi sotto altra via, con altre forme, con altre modalità, ma il sito del Ministero, che è quello che consente a tutti i cittadini di apprendere quello che avviene, non c'è nulla. Al Comune di Crotone ho fatto una verifica, perché non vorrei che magari fosse arrivato in qualche settore particolare, ho fatto fare la ricerca su tutti i settori. Non c'è niente. Assolutamente. Allora, l'altra questione che viene posta in questo servizio... Naturalmente c'è un aspetto. È evidente che dove ci sono pozzi già esistenti, quelli possono essere oggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria, ma questa è un'attività che ad esempio noi 2 anni fa abbiamo vissuto, hanno fatto per qualche mese la manutenzione ai pozzi esistenti e se ne sono andati. Ce lo ricordiamo, la cosa l'avevamo sollevata pure noi. Questo è un fatto, credo che non coincide assolutamente col servizio che è stato a cui lei si riferiva. No, l'altra questione che viene posta, ci sono dei comuni in Abruzzo, ma anche nel Molise, che per le piattaforme a mare, l'offshore, hanno chiesto il pagamento prima dell'ICI e poi dell'IMU, all'ENI. Perché il Comune di Crotone non... Non è un problema, quello lì, questo è un problema, diciamo, nazionale. C'è un contenzioso e non riguarda solo quei comuni. È evidente che alcuna serie di enti locali che l'hanno avviato, se ci sarà una norma che imporrà il pagamento dell'ICI e dell'ICI prima e dell'IMU ora, è un provvedimento che produce effetti nei confronti di tutti, non soltanto di una parte specifica. No, perché c'è la commissione tributaria di Campobasso per il comune di Termoli. Ha condannato l'ENI a pagare 9 milioni di euro. L'ENI ha fatto ricorso alla Commissione Centrale. La Commissione Centrale, se deciderà positivamente, quel provvedimento avrà effetto nei confronti di tutti, se deciderà negativamente avrà effetto nei confronti di tutti. Ma anche quindi, per gli arretrati, per l'ICI? Anche per gli arretrati, nei limiti della prescrizione avrà effetto di tutti. Per quanto riguarda la prescrizione, io credo che il Comune di Crotone, da quello che so, le richieste proprio per interrompere la prescrizione e non perdere risorse in attesa di questa decisione che stiamo aspettando tutti i comuni interessati al problema, sono state effettuate, quindi anche ai fini della prescrizione abbiamo interrotto il termine interruttivo della prescrizione. Allora, Presidente della Commissione Ambiente, di solito segue con grande attenzione queste cose, lei non sapeva manco nulla di queste... No, come lei diceva proprio qualche giorno fa, i componenti della Commissione hanno sollecitato questo problema perché era una notizia che è stata presa dalla stampa. Il sindaco poco fa, diciamo che mi ha tranquillizzato, perché io stamattina sono qui al sit-in, ma mi sarei recato da qui a breve presso gli uffici per verificare, ma più che presso gli uffici, al protocollo generale del comune, per vedere se in entrata c'era qualche comunicazione attinente a questa questione delle piattaforme. Naturalmente, come il sindaco ha detto, queste sono autorizzazioni che il Ministero rilascia e che sente le regioni. Al momento noi non sappiamo nulla, non siamo stati informati di nulla, però voglio dire, sarà sempre mia cura e della Commissione avere la massima attenzione su queste problematiche. Io fra poco naturalmente un'ulteriore verifica la farò presso l'ufficio di protocollo per verificare se vi sono questi documenti in entrata e anche per tranquillizzare la città, magari i cittadini, perché già insomma in questa tematica subiamo tanto, diamo tanto ma riceviamo poco, quindi la massima attenzione, e se si dovesse verificare naturalmente che qualcuno metta i giusti paletti per avere anche un ritorno economico verso questa città, verso questa amministrazione, per dare risposta anche ai cittadini. E sempre sulla questione delle trivellazioni nel nostro mare abbiamo sentito anche il presidente della provincia di Crotone, Stano Zurlo. La Northern Petroleum è quasi pronta con i propri mezzi a trivellare il mare di Crotone. Nella provincia di Cosenza la cosa ha portato alla rivolta proprio sociale, tant'è che il presidente del Consiglio Provinciale di Cosenza, Mario Oliverio, ha convocato una seduta dell'Assise per discutere di questa nuova situazione, una situazione che se dovesse concretizzarsi, se chi ha fatto domanda per trivellare il mare dovesse avere il via libera dal Ministero dell'Ambiente, noi ci troveremmo con tutto il Mar Ionio trivellato, compreso Crotone, quindi con rischi sismici, con... Lei è informato della vicenda?
Sì, noi abbiamo già fatto le osservazioni per quanto riguardava la richiesta di esplorazione, ancora se è una fase molto preliminare, quindi non è che domani, se dovesse il Ministero dell'Ambiente autorizzarli, metteranno le trivelle. Noi abbiamo già fatto le osservazioni per quanto riguarda le richieste da parte della Shell, che riguardano veramente dalla zona da Rossano in su. Sì. Però, purgandoci in salute, abbiamo già posto le nostre osservazioni dicendo che il nostro mare c'è la riserva marina, che la subsidenza, tutte le motivazioni che conosciamo. Sulle richieste della Noter Petroleum, che sono ultime e le osservazioni scadono il 13 luglio, le stiamo preparando sulla stessa natura e questa marginalmente, ma interessa anche il territorio della provincia di Crotone, però si tratta di un territorio che finisce per interessare Torretta di Crucoli, il mare. Solo Torretta di Crucoli, la riserva marina non c'è. No, allora al momento c'è le richieste di concessioni, fermo restando che c'è una suddivisione, un quadrante, lo chiamano così poi in termini tecnici, del Mar Ionio, anche se molto distante, oltre le 6 miglia marine, che arriva o scende. Quindi diciamo scende che anche interessa l'ultimo paese confinante con la provincia di Cosenza. Diciamo che il procedimento più con la richiesta specifica delle trivellazioni. Non delle trivellazioni, sono al momento una specie di sondaggi. dei sondaggi interessa, almeno dalle notizie e dalle carte che abbiamo noi, solo esclusivamente la parte tra Corigliano, Cariati e interessa pure una parte del nostro mare, della Torretta di Crucoli. Poi nel quadrante dove teoricamente queste multinazionali possono chiedere gli interventi, arriva quasi a Soverato, quindi interessa poi anche il mare antistante a Crotone, però in questa fase le richieste della Notern, almeno dalle carte che abbiamo noi, interessano marginalmente la provincia di Crotone, però noi stiamo proponendo le osservazioni al Ministero in maniera dettagliata, mettendo i paletti per quanto riguarda le zone sensibili di Crotone, fermo restando che si parla di trivellazioni che interesseranno oltre le 6 miglia marine, quindi molto lontane dalla costa, ma questo non vuol dire, noi non ci porghiamo in salute, già come la Shell abbiamo già fatto le osservazioni, li stiamo preparando. Quindi oltre 6 miglia non si vedranno dalla terraferma? Mostri come quelli si vedono, non è che non si vedono. Però diciamo al momento il pericolo per noi non è imminente, però noi pur diciamo la richiesta specifica non interessando la riserva marina, perché questa ultima non è nei pressi della riserva marina, noi continuiamo, mettiamo le mani avanti e diciamo qui non si può fare niente, però al momento non. Presidente, quando si farà uno studio serio sulla subsidenza, sui pericoli che le trivellazioni possono determinare, terremoti e cataclismi di ogni genere? Ma se uno studio per fronteggiarlo. Alcuni studi, diciamo anche se magari non complessivi e non totali, sono stati già fatti. E come sempre, come spesso capita in questi studi, ci sono due campane, ci sono due scuole di pensiero. Alcuni dicono che la subsidenza non deriva dalle estrazioni. Io sono ignorante in materia, però 2 più 2 lo faccio. Io ritengo che se uno estrae gas e sostituisce con acqua, perché questo avviene. Però, ripeto, non sono un geologo, non sono un esperto di queste cose, però a naso, secondo me, l'incidenza ce l'ha. Però c'è uno studio che dice, viceversa, dice che finisce per favorire questo fenomeno di sprofondamento, altri dicono che non è, che il fenomeno dello sprofondamento deriva da altre situazioni, da altre cose, addirittura parlano anche della gestione del territorio a monte. E di base c'è che diciamo le piattaforme le hanno fatte tanti anni fa, prendendo forse pure una comunità un po' nel sonno, come si suol dire. Noi questa volta dobbiamo invece vigilare, proprio perché non possiamo consentirci ulteriori impatti su un territorio che già è devastato. Io alcune volte, quando parlo della riserva marina in giro per l'Italia, alla fine ho sempre la paura che qualcuno mi dica: sì, ma voi parlate di riserva marina e all'interno della riserva marina avete i pozzi, questi pozzi. È vero che le piattaforme sono precedenti, alcune, le concessioni e anche l'ubicazione fisica a quando poi è stata istituita la riserva marina, però è anche vero che noi dobbiamo vigilare, dobbiamo stare attenti e non consentire queste cose. Le osservazioni per la Shell sono state fatte pur non riguardando noi, per la Notern gli uffici la stanno predisponendo e sicuramente entro fine giugno verranno fatti. Leggo magari alcune volte sui media, sulla stampa, nel silenzio delle istituzioni,
Queste sono cose normali che le istituzioni devono fare. Nel momento in cui devono porre delle osservazioni, le pongono. E un po' di silenzio su questo c'è. Vabbè, ma non è che uno per ogni cosa, che tra l'altro non è neanche un allarmismo, perché probabilmente le carte bene, o meglio, le carte che abbiamo noi, perché non so se poi al Ministero dell'Ambiente ce ne siano altre, che uno deve stare attento a altre cose. Questo allarmismo ancora... Sul sito del Ministero dell'Ambiente non c'è nulla. No, e dovrebbero mettere. No, ci sono anche le richieste con i vari quadranti di mare. È l'unico quadrante, per le carte che abbiamo noi, interessa Torretta di Crucoli e al momento noi non siamo interessati, ma noi le osservazioni le facciamo lo stesso. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alle trivellazioni con l'intervento della CGIL regionale che invita il Presidente della Regione Scopelliti ad affrontare la tematica e a impedire autorizzazioni che mettono a rischio pesca e turismo. Il problema delle trivellazioni non riguarda, secondo quello che ci ha detto, l'avete sentito, il Presidente della Provincia Stanozzurlo, non riguarda ancora il territorio comunale di Crotone e l'area marina protetta. Arriva a Torretta di Crucoli, a ridosso della provincia di Crotone. Un problema che la provincia di Cosenza si è già posto, convocando una riunione dell'assise provinciale, per discutere appunto di come bloccare le trivellazioni che riguarderanno alla fine l'intero mare Ionio. Su questa vicenda oggi interviene la segreteria regionale della CGIL che chiede al presidente della giunta regionale Peppe Scopelliti la convocazione urgente di una riunione di giunta aperta alle parti economiche, agli imprenditori e alle parti sociali, ai sindacati. Perché vuole questo la segreteria della CGIL? Perché la CGIL già si esprime apertamente contro l'eventuale autorizzazione a trivellare il Mare Ionio alla ricerca di idrocarburi. Dice è contro ogni logica fare questa cosa. Soprattutto qui in Calabria, perché dovessero essere autorizzate le trivellazioni, dice la nota della CGIL, sarebbe oltremodo negativo l'impatto su settori strategici e fondamentali come il turismo, la pesca, l'itticoltura, meritevoli queste sì di incentivi a sostegno anche per il loro forte impatto occupazionale, nonché di imprevedibile misurazione sui fenomeni di erosione costiera, squilibrio dell'ecosistema marino e quant'altro. Cioè, la CGIL dice, noi dobbiamo puntare a creare lavoro, non a creare dissesto ambientale. E creare lavoro significa non fare le perforazioni, perché se non si crea lavoro, se non si fanno le trivellazioni del Mare Ionio, se non si mettono queste brutture all'interno del mare, se non si perfora il mare, che mette a rischio l'ecosistema e quindi lo stesso equilibrio della terra antistante al mare, potrebbero verificarsi terremoti e quant'altro, se non si fa questo si incentiva il turismo. Il turismo, come pensate che possa venire un turista se riempite il mare di piattaforme? Come pensate di incentivare il lavoro della pesca, il commercio del pesce, se riducete la possibilità di pesca? È preferibile all'estrazione del metano e degli idrocarburi, quindi, secondo la CGIL, è preferibile puntare invece a mantenere il sistema dell'ecosistema marino intatto e quindi puntare sul turismo. Questa è la proposta. E per questa ragione ha chiesto a Scopelliti, prima che le autorizzazioni siano concesse, di convocare immediatamente una giunta aperta alle parti sociali, quindi ai sindacati e alle parti economiche. La voce della Calabria deve arrivare, della Calabria, non solo della provincia di Crotone, deve arrivare fino al governo nazionale. Politica locale, rimpasto nella giunta provinciale di Crotone, il coordinatore provinciale del PDL Umberto Lorecchio si dichiara contrario all'ingresso in giunta dei democratici. Di questo e di altro ci parla lo stesso Lorecchio. Polemica tra tesoriere e il rappresentante, l'avvocato tesoriere, ex consigliere regionale e i rappresentanti del PDL. Tesoriere era intervenuto su una vicenda regionale, c'era stata
la replica del PDL locale di Umberto Lorecchio e del vice coordinatore del suo partito, c'era stata poi la controreplica di Tesoriere. Oggi Lorecchio vuole rispondere, però prima di parlare di questa vicenda, di questa polemica che è scoppiata tra il PDL e Tesoriere, vorrei farle un'altra domanda. Un'altra domanda, visto, approfitto della... A che punto è la questione della provincia, il rimpasto alla provincia? Nei giorni scorsi c'era stata un'intervista col Presidente della provincia, ha detto apriamo i democratici, apriamo questa nuova forza, siamo pronti tra qualche giorno a nominare i nuovi assessori, con un rappresentante dei democratici. Lo chiediamo, visto che le novità sono state annunciate ma non ci sono state. Lorecchio, a che punto è il rimpasto nella giunta provinciale? Ma guardi, innanzitutto saluto tutti i telespettatori. La giunta le sa benissimo, i telespettatori lo sanno, che è prerogativa del presidente della provincia, quindi del presidente Zurlo. Per quanto riguarda la posizione mia e del PDL, io ho avuto sempre una posizione chiara sul fatto che, specie in questo momento di antipolitica, mi sembra giusto che bisogna dare un messaggio di coerenza e un messaggio di continuità. Perché è inutile andare a dire che vogliamo il nuovo, vogliamo le facce nuove, vogliamo i fatti e non le parole, se poi non teniamo conto di quello che è avvenuto negli ultimi 4 anni. E vorrei 2 minuti per raccontare un po'. 4 anni fa noi abbiamo avuto i democratici opposti a questo progetto. Al momento della presentazione delle liste, dici? Sì, al momento della presentazione delle liste no. I democratici non erano con il PDL, con questa coalizione che ha visto delle forze, delle liste civiche, in fase di ballottaggio c'era anche l'UDC, il PDL e la lista del Presidente e quant'altro. I democratici non erano con noi, erano dall'altra parte. C'è stato poi il progetto delle regionali che ha visto i democratici con la lista di centrodestra. Va bene. 2 anni fa però c'è stata l'altra esperienza, quella delle amministrative di Crotone, dove i democratici non erano con il PDL, supportavano un'aggregazione, una lista civica. In ultimo, non possiamo dire quello che è successo nelle ultime amministrative, dove si è andato a votare in alcuni comuni importanti, tra cui Isola Capo Rizzuto, Pettiglia, Scandale, Strongoli, dove, ahimè, non è che lo dico io, i fatti lo dicono, i democratici non sono stati coerenti con il progetto che si è visto dalle regionali in avanti. Cioè hanno dimostrato anche lì che a seconda dei territori si sono alleati o con la destra o con il centro-destra o con il centro-sinistra. Lei sta dicendo che i democratici non possono entrare nella giunta provinciale? No, io non voglio dire questo, io dico che per quel che mi riguarda io mantengo la coerenza, perché oggi dobbiamo mandare un messaggio di coerenza politica. Ed è giusto, secondo me, che, l'ho detto anche al Presidente, attenzione a questa cosa, mi sembra giusto che oggi, nella fase di rimpasto, bisogna continuare quel progetto politico che ci ha visti, attenzione, eletti dal popolo, dai cittadini della provincia di Crotone, con questa alleanza. Quindi, secondo me, non sarebbe il caso. Altra cosa è che il Presidente, che ha la prerogativa di formare la Giunta, e che è uomo del centrodestra, e che magari vede ad un progetto futuro di eventuali aperture o di altre situazioni, che magari io oggi non vedo, preveda di far entrare i democratici, fermo restando che non lo decide Umberto Lorecchio o il PDL, se i democratici devono entrare o non devono entrare. Io soltanto dico che è inutile che oggi tutti ci riempiamo la bocca a dire momento di antipolitica, di facce nuove, di progetti, di fatti e di non parole, e poi non dimostriamo il rispetto di chi ci ha scelti 4 anni fa. Io solo questo mi sono limitato a dirlo al Presidente. E anche perché è giusto che, sempre per il discorso della coerenza, nelle ultime tornate i democratici in alcuni territori sono andati al centro-sinistra, con il centro-sinistra, in altri centro-destra. Attenzione, e io guardo anche avanti, non so cosa succederà domani, Allora io giustamente dico che non dobbiamo oggi dare regali a nessuno, anche perché io lo ribadisco al Presidente, gliel'ho già detto, fino adesso i democratici non hanno votato con noi. Quindi non è che dobbiamo... per cosa? Allora, se il Presidente, di cui la prerogativa è sua, vede un progetto del domani e la prerogativa, lo ripeto, è sua, le valutazioni sono sue e io non posso entrare nel merito delle sue valutazioni. Io dico la mia,
La dico la mia perché io porto un messaggio di concretezza e di coerenza. Per quanto riguarda invece la replica, la controreplica all'avvocato tesoriere? Allora, per quanto riguarda il tesoriere, l'avvocato tesoriere è amico, dico tesoriere, persona che 5 anni fa ci vedeva insieme in Forza Italia, oggi dico che una persona non può oggi attaccare e andare a dire, al di là di non voglio entrare nel merito di quello che ha potuto dire contro il presidente Scopelliti, contro il PDL regionale, contro il senatore Gentile, io non entro nel merito di questo, io dico soltanto che oggi noi stiamo lavorando e stiamo cercando di lavorare tenendo conto quelle che sono le nostre potenzialità. E lo sappiamo tutti, il territorio ha dei problemi, è sotto gli occhi di tutti. Però all'amico tesoriere dico che non può giudicare se esiste un partito o se non esiste un partito. Lui non fa parte più di questo partito. Lui oggi ha scelto, 2 anni fa, un anno, le ultime tornate politiche, il centro di Tabacci che si è alleato con il centro-sinistra. Quindi, per favore, non può parlare, secondo me, non può parlare se il partito esiste o non esiste. I fatti ce lo stanno dicendo. Sembra che nel territorio provinciale, in tutta la Calabria, il centrodestra con il PDL ha vinto, quindi se lui non vuole tenere conto di questo, lo tenesse, altrimenti lo decideranno i cittadini, come hanno fatto fino adesso. Politica locale, rimpasto nella giunta provinciale di Crotone, il coordinatore provinciale del PDL Umberto Lorecchio si dichiara contrario all'ingresso in giunta dei democratici. Di questo e di altro ci parla lo stesso Lorecchio. Polemica tra se tesoriere e il rappresentante, l'avvocato tesoriere, ex consigliere regionale e i rappresentanti del PDL. Tesoriere era intervenuto su una vicenda regionale, c'era stata la replica del PDL locale di Umberto Lorecchio e del vice coordinatore del suo partito, c'era stata poi la controreplica di tesoriere. Oggi Lorecchio vuole rispondere, però prima di parlare di questa vicenda, di questa polemica che è scoppiata tra il PDL e il tesoriere, vorrei farle un'altra domanda. Un'altra domanda, visto, approfitto della... A che punto è la questione della provincia, il rimpasto alla provincia? Nei giorni scorsi c'era stata una intervista col presidente della provincia, ha detto apriamo i democratici, apriamo questa nuova forza, siamo pronti tra qualche giorno a nominare i nuovi assessori, con un rappresentante dei democratici. Lo chiediamo, visto che le novità sono state annunciate ma non ci sono state. Lorecchio, a che punto è il rimpasto nella giunta provinciale? Ma guardi, innanzitutto saluto tutti i telespettatori. La giunta le sa benissimo, i telespettatori lo sanno, che è prerogativa del presidente della provincia, quindi del presidente Zurlo. Per quanto riguarda la posizione mia e del PDL, io ho avuto sempre una posizione chiara sul fatto che, specie in questo momento di antipolitica, mi sembra giusto che bisogna dare un messaggio di coerenza e un messaggio di continuità. Perché è inutile andare a dire che vogliamo il nuovo, vogliamo le facce nuove, vogliamo i fatti e non le parole, se poi non teniamo conto di quello che è avvenuto negli ultimi 4 anni. E vorrei 2 minuti per raccontare un po'. 4 anni fa noi abbiamo avuto i democratici opposti a questo progetto. Al momento della presentazione delle liste, dici? Sì, al momento della presentazione delle liste no. I democratici non erano con il PDL, con questa coalizione che ha visto delle forze, delle liste civiche, in fase di ballottaggio c'era anche l'UDC, il PDL e la lista del Presidente e quant'altro. I democratici non erano con noi, erano dall'altra parte. C'è stato poi il progetto delle regionali che ha visto i democratici con la lista di centrodestra, va bene. 2 anni fa però c'è stata l'altra esperienza, quella delle amministrative di Crotone, dove i democratici non erano con il PDL, supportavano un'aggregazione, una lista civica. In ultimo non possiamo dire quello che è successo nelle ultime amministrative, dove si è andato a votare in alcuni comuni importanti, tra cui Isola Capo Rizzuto, Pettiglia, Scandale, Strongoli, dove, ahimè, non è che lo dico io, i fatti lo dicono, i democratici non sono stati coerenti con il progetto che si è visto
dalle regionali in avanti. Cioè hanno dimostrato anche lì che a seconda dei territori si sono alleati o con la destra o con il centro-destra o con il centro-sinistra. Lei sta dicendo che i democratici non possono entrare nella giunta provinciale? No, io non voglio dire questo. Io dico che per quel che mi riguarda io mantengo la coerenza, perché oggi dobbiamo mandare un messaggio di coerenza politica. Ed è giusto, secondo me, che, l'ho detto anche al Presidente, attenzione a questa cosa, mi sembra giusto che oggi, nella fase di rimpasto, bisogna continuare quel progetto politico che ci ha visti, attenzione, eletti dal popolo, dai cittadini della provincia di Crotone, con questa alleanza. Quindi, secondo me, non sarebbe il caso. Altra cosa è che il Presidente, che ha la prerogativa di formare la Giunta, e che è uomo del centrodestra, e che magari vede ad un progetto futuro di eventuali aperture o di altre situazioni, che magari io oggi non vedo, preveda di far entrare i democratici. Fermo restando che non lo decide Umberto Lorecchi o il PDL, se i democratici devono entrare o non devono entrare. Io soltanto dico che è inutile che oggi tutti ci riempiamo la bocca a dire momento di antipolitica, di facce nuove, di progetti, di fatti e di non parole, e poi non dimostriamo il rispetto di chi ci ha scelti 4 anni fa. Io solo questo mi sono limitato a dirlo al Presidente. E anche perché è giusto che, sempre per il discorso della coerenza, nelle ultime tornate i democratici in alcuni territori sono andati al centro-sinistra, con il centro-sinistra, in altri centro-destra. Attenzione, e io guardo anche avanti, non so cosa succederà domani. Allora io giustamente dico che non dobbiamo oggi dare regali a nessuno, anche perché, io lo ribadisco, al Presidente gliel'ho già detto, fino adesso i democratici non hanno votato con noi. Quindi non è che dobbiamo, per cosa? Allora, se il Presidente, di cui la prerogativa è sua, vede un progetto del domani, e la prerogativa, lo ripeto, è sua, le valutazioni sono sue, e io non posso entrare nel merito delle sue valutazioni. Io dico la mia, perché io porto un messaggio di concretezza e di coerenza. Per quanto riguarda invece la replica, la controreplica all'avvocato tesoriere? Allora, per quanto riguarda il tesoriere, l'avvocato tesoriere è amico, tesoriere, persona che 5 anni fa ci vedeva insieme in Forza Italia, oggi dico che una persona non può oggi attaccare e andare a dire, al di là di, non voglio entrare nel merito di quello che ha potuto dire contro il Presidente Scopolliti, contro il PDL regionale, contro il Senatore Gentile, io non entro nel merito di questo, io dico soltanto che oggi noi stiamo lavorando e stiamo cercando di lavorare tenendo conto quelle che sono le nostre potenzialità. E lo sappiamo tutti, il territorio ha dei problemi, è sotto gli occhi di tutti. Però all'amico tesoriere dico che non può giudicare se esiste un partito o se non esiste un partito. Lui non fa parte più di questo partito. Lui oggi ha scelto, 2 anni fa, le ultime tornate politiche, il centro di Tabacci, che si è alleato con il centro-sinistra. Quindi, per favore, non può parlare se il partito esiste o non esiste. I fatti ce lo stanno dicendo. Sembra che nel territorio provinciale, in tutta la Calabria, il centrodestra con il PDL ha vinto, quindi se lui non vuole tenere conto di questo, lo tenesse, altrimenti lo decideranno i cittadini, come hanno fatto fino adesso. Il senatore del PDL Domenico Scilipoti ha presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico Giovannini per chiedere che vengano tutelati 73 dipendenti della GETEC con sede operativa a Crotone. I lavoratori, afferma Scilipoti, sono stati già impiegati in servizi di call center da INPS INAIL, con tra l'altro un pubblico riconoscimento delle loro capacità professionali. Vista la drammatica situazione del crotonese dal punto di vista occupazionale, economico e sociale, si chiede che vengano inseriti un piano di ricollocamento anche all'interno del progetto di una nuova distribuzione dei call center sul territorio nazionale da parte di Poste Italiane. Aeroporto di Crotone, il presidente Cesare Spanò scrive una lettera ad ENAC ed ENAV, sentiamo perché. Il presidente della società aeroportuale Sant'Anna, Cesare Spanò, ha preso carta e penna e ha scritto all'ENAV. Al Ministero del Tesoro. E per conoscenza anche all'ENAV, l'ha inviata anche all'ENAV.
Si parla suocera perché allora, Nuora Senta, perché non è partecipata del Ministero del Tesoro. Sì. Infatti io non avevo sbagliato dicendo lei. No. Lei è il Ministero del... È partecipata dal Ministero del Tesoro e quindi... Quale problema pone questa volta? Il problema del riconoscimento del sistema di navigazione che deve essere attuato con la torre, che è stato motivo anche di un primo incontro. Io non vorrei che qualche fatto malevole magari continuasse magari a far perdere del tempo e che quindi determinate possibilità che con tanti sacrifici, nonostante la congiuntura veramente nazionale che c'è per quanto riguarda il sistema aeroportuale, non si possa... Stiamo parlando del collaudo della torre. Parliamoci... No, è un sistema di navigazione diverso per il quale... Perché va collaudato? No, non è il collaudo della torre, è proprio un sistema di navigazione diverso da quello che sino ad oggi è stato effettuato. Questo sistema di navigazione, questo nuovo sistema di navigazione che deve essere messo in moto, chiaramente consente non solo a Ryanair, per la quale abbiamo firmato un contratto, ma anche ad altre compagnie di venire. In caso contrario, senza questo riconoscimento, chiaramente Ryanair non può spiccare i voli. Se lei si ricorda, i problemi erano due: l'ILS e il servizio della torre degli alberi. Gli alberi erano insieme all'ILS, diciamo, quindi era un sottoproblema. E quindi ho scritto al Ministero del Tesoro perché evidentemente c'è insoddisfazione per quanto riguarda il seguito della prima riunione e perché sarebbe... Che significa c'è insoddisfazione? C'è insoddisfazione perché... Cioè voi avete avuto un incontro... Sì, abbiamo avuto un incontro, sono iniziate le solite discussioni, poi sa, quando si parla in modo plenario, voglio dire, quando si comincia a parlare di responsabilità di Enac, Enav, cioè di tutte queste società, chiaramente il tempo passa come se fossero veramente i bruscolotti. Per essere chiaro, e quindi questo tempo noi non l'abbiamo, la lettera è una lettera che chiaramente è stata indirizzata al Ministero del Tesoro, ma che mi auguro possa essere ripresa da tutti gli esponenti politici di questo territorio, senza nessuna colorazione politica. Perché l'aeroporto non ha colorazione politica. Dai nostri parlamentari in primis, e a scendere tutti chi ha, perché possa far pressioni politiche. Che serie. Cosa succede se il Ministero del Tesoro... Perdiamo non... altri 6 mesi di tempo, perché i tempi tecnici per essere... Sei mesi di tempo perché arriva Ryanair e altre compagnie. 6 mesi di tempo e quindi in altri posti con la grande collaborazione di Enav questo periodo è stato abbastanza ridotto e quindi noi vogliamo essere trattati come altri perché posti. Negli altri posti l'Enav ha collaborato e qui no? Ma guardi, non lo so, non si tratta adesso di fare nessuna polemica con Eva, evidentemente. No, non voglio fare polemica, io voglio capire, io sicuramente sarà intervenuto qualcuno presso Enav, sicuramente, questo è il punto. La risposta è in quello che le ho detto prima, mi auguro che chi ha responsabilità politica a tutti i livelli possa intervenire, poi per quanto mi riguarda... Chiunque può dire di aversi preso qualsiasi merito, perché io sarò solamente felice se questo avverrà. Sì, gli altri, lei fa il lavoro, dice poi i meriti li diamo. No, dobbiamo intervenire immediatamente perché noi non abbiamo tempo da perdere, non possiamo perdere questa opportunità, questo è il punto. Erano sfuggiti alla cattura lo scorso 5 giugno nell'operazione denominata Old Family, ma sono stati arrestati ieri dagli agenti della squadra mobile di Crotone. Stiamo parlando di Alfonso Carvelli e Orlando Genovese, che gli inquirenti ritengono esponenti di spicco della cosca Megna di Papanice. I poliziotti li hanno bloccati nel pomeriggio di ieri dopo un breve inseguimento nel centro abitato di Papanice, in particolare nei pressi della casa di Genovese. Ed un cittadino straniero di nazionalità indiana, Singh Yasvider, di 33 anni, è stato fermato dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto per furto e tentata estorsione. L'uomo ha chiesto la somma di 4.000 euro ad un addestratore di animali del circo Monte Carlo di Salerno, fermatosi alle Castella, per restituirgli un cavallo che aveva rubato nei giorni scorsi. La vittima ha deciso di denunciare l'accaduto e i carabinieri hanno fermato l'indiano. Dopo l'ennesima notte di guerriglia presso il CIE di Sant'Anna, registriamo l'intervento del sindacato dei poliziotti uniti alla base della provincia di Crotone. Gianfranco De Carlo è il segretario generale provinciale del sindacato dei poliziotti uniti alla base.
oggi ha diffuso un durissimo documento su un episodio che si è verificato nella tarda serata del 17 giugno scorso al campo profughi Sant'Anna, dove in quel reparto dove ci sono ci sono le persone che devono essere espulse, devono essere rimandate indietro. È scoppiato il putiferio, il finimondo, scrive appunto il sindacalista della polizia. Sì, ormai è diventata una consuetudine, quasi giornalmente abbiamo queste rivolte, che poi sono rivolte, come ho detto nel comunicato, che sono fomentate secondo me da queste delegazioni che vengono e vedono le condizioni in cui stanno e poi scrivono. Quindi queste... Le delegazioni politiche si riferisce? Politiche, anche di avvocati, le delegazioni che vanno a controllare queste cose. Però mai, come ho detto nel comunicato, mai nessuna delegazione è venuta a vedere i problemi che hanno i poliziotti, come lavorano, non guadagnano niente. Ho detto anche che praticamente a noi lo straordinario ci viene tagliato del 45%, non solo a noi, ma parlo anche dei funzionari che lavorano, lavoriamo tutti insieme, ci viene tagliato questo straordinario del 45%. In pratica facciamo gli accompagnamenti a Roma, che se ne vanno 3 giorni, siamo lontani 3 giorni dalla famiglia, per poi non prendere niente, ma prendiamo le mazzate al campo Sant'Anna. Al campo Sant'Anna le mazzate le avete prese davvero? Cosa è successo in particolare? È successo che questi... Quanti erano gli ospiti? Erano tanti. I poliziotti pochi, come al solito sono pochi. Gli ospiti sono sempre il triplo dei poliziotti. E quindi questi qui? Questi qui non si sa come riescono a rompere finestre, vetri, prendono spranghe di ferro, hanno colpito dei colleghi, finanzieri, esercito, poliziotti. Addirittura un militare ha avuto un trauma cranico e un altro ha avuto una ferita lungo il braccio che ci sono voluti molti punti di sutura. Quindi sono 5 i finanzieri, 4 i militari dell'esercito e dei poliziotti che sono rimasti feriti da questo ennesimo tafferuglio, perché poi non è la prima volta che succede questo. No, è quasi giornalmente, ma non succede solo qua, ma anche agli altri centri di accoglienza tipo Mineo, Lampedusa, tutte le parti. Cioè questi si ribellano perché non vogliono tornare nel luogo d'origine. Sì, non hanno diritto all'asilo politico, ma vogliono stare qui. Ma di più, sono anche pregiudicati, questi hanno commesso dei reati, quindi sono stati arrestati, quindi vengono espulsi. Però prima di essere espulsi combinano sempre queste rivolte. Oggi giornata mondiale del rifugiato, la provincia di Crotone ha promosso una serie di iniziative, tra queste il convegno che si è tenuto stamane nell'auditorium dell'Istituto Pertini di Crotone, Superiamo l'emergenza, rafforziamo la convivenza. Giornata mondiale del rifugiato, organizzata dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, dall'ANCI, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dal Ministero dell'Interno. E a questa iniziativa ovviamente è presente il prefetto Fabrizio Gallo, che è responsabile del Centro Sant'Anna di Crotone. Presidente della Commissione per i rifugiati, sì. Sì, è una giornata molto importante, che appunto è un appuntamento annuale per ricordare il sistema di accoglienza, il sistema di riconoscimento dei diritti dei rifugiati. Io penso che quella di oggi sia un'occasione importante anche per capire qual è la situazione a livello nazionale, e in questo possiamo dare un contributo perché l'attività della nostra commissione è un'attività interregionale, quindi abbiamo una visione più ampia di quella provinciale, e anche per capire in che modo le positività del sistema dei rifugiati possono riverberarsi positivamente sul territorio di Crotone. Cioè in alcuni casi gli argomenti relativi all'immigrazione sono avvertiti come un peso, e invece penso che oltre ad avere evidenti ricadute di carattere economico sulla provincia, presentino degli aspetti di tipo culturale veramente straordinari, che potendoli cogliere darebbero moltissimo a questo territorio. In questo senso cercherò di lanciare qualche proposta. Sono delle ricchezze, insomma. Possono diventare una ricchezza. Una grande ricchezza. Pensiamo, la nostra attività è un'attività che giornalmente ci proietta in un mondo che corre tra 2 o 3 continenti.
Parliamo, grazie agli interpreti, 9-10 lingue diverse, ci confrontiamo con 3 o 4 calendari diversi, insomma un mondo che culturalmente, geograficamente, politicamente è foriero di grandi stimoli. Ipotizziamo la possibilità di poter convocare a Crotone una giornata di approfondimenti su alcuni paesi, sulla situazione di alcuni paesi che sono molto importanti nello scacchiere geopolitico mondiale, ad esempio Afghanistan e Pakistan, paesi dai quali provengono la maggior parte delle persone che noi sentiamo in commissione. Sarebbe un grande momento di arricchimento culturale per la provincia e penso una giornata, una manifestazione che potrebbe attrarre l'attenzione del mondo culturale e non solo di tutta Italia. Quello economico su Crotone, insomma, ci potrebbe essere un'attenzione anche di imprenditori e di altri. Assolutamente, penso che possa essere un veicolo attraverso il quale veramente, che esiste già, non bisogna inventarselo, attraverso il quale collegare più direttamente la nostra sponda del Mediterraneo con quella sud ed est. È il sogno della nuova economia. È una possibilità concreta, forse bisogna cercare di più anche nel nostro territorio, nel nostro meridione, di coltivare le cose che esistono piuttosto che magari avere anche delle speranze che però non si fondano su dati oggettivi. Sono qui oggi per portare i saluti della Presidente della Commissione Pari Opportunità, la dottoressa Alba Amato, che purtroppo... Il Fungiglione vola in via Risorgimento a Crotone. La raccolta differenziata è la scelta giusta per eliminare il problema dell'emergenza spazzatura. Cittadini, quando sono chiamati a farlo, la fanno. Guardate, siamo in via Risorgimento. I cittadini hanno riempito il bidone della plastica, lo hanno riempito. Ecco come si presenta. È così pieno da tanto tempo. Hanno messo anche l'umido. Vedete le mosche che ci sono intorno all'umido. Allora, questi bidoni sono qui pieni da tanto tempo e non vengono raccolti. Non vengono raccolti. Quello dell'umido si capisce di più, perché non c'è il ciclo dell'umido a Ponticelli, ancora non è aperto, è stato annunciato, ma ancora non è stato aperto. Però quello della plastica, perché non si viene a prelevare la plastica che i cittadini hanno conferito in questo bidone, lo liberano in modo che si può continuare a fare la raccolta anziché buttarli poi nei cassonetti dei rifiuti normali, perché i cassonetti sono tutti pieni qui, i cassonetti dei rifiuti differenziati. Il problema è che non vengono poi portati via. Slow Food Crotone sostiene da 4 anni la transumanza, quella del 2013 sposterà dalla provincia di Crotone verso gli altipiani della Sila oltre 5.000 capi di podolica. Per spiegare i dettagli della manifestazione si è tenuta nei giorni scorsi una conferenza stampa. A settembre, sì. La quarta festa della transumanza la presentiamo in un'enoteca, io volevo dire una cantina di vino, perché no, allora, è più simpatico. C'è un motivo, Slow Food nazionale nasce in una cantina, Slow Food Crotone ha la sua sede in una enoteca, nell'enoteca La Vecchia. Quindi una cantina. Io sono socio fondatore della nostra associazione a Crotone. Niente, quest'anno presentiamo per la quarta volta quella che vogliamo che diventi una tradizione, la quarta festa della transumanza. Perché ci teniamo a questo evento? Non è soltanto rievocare fatti del passato simpatici per divertirci e stare assieme, anche questo è importante perché Slow Food fa cose serie divertendosi, questo è fondamentale. E mangiando. Certo, mangiando bene, prodotti a chilometro zero, buoni, genuini, quindi buono, pulito e giusto. Buono come gusto, giusto come prezzo per produttore e consumatore, pulito, senza additivi chimici. Ma noi vorremmo che questa esperienza, crescendo come sta crescendo ogni anno, avesse una ricaduta su un percorso di tipo enogastronomico del nostro territorio. Quello che noi dobbiamo sfruttare sono i giovani, come questa sera, oggi anzi, sta abituato a fare, dall'altra parte poi avrete modo di intervistarci, sono dei giovani rappresentanti a Coldiretti Giovani, che quest'anno ci affiancano e ci sostengono, e con i quali l'anno prossimo faremo qualcosa in più, tipo lo studio dei tratturi,
il recupero dei trattori ed altre sempre cose legata alla transumanza, sempre legata. Per noi è un punto fondamentale. Fra l'altro pare che questa tradizione della transumanza in tutto il resto d'Italia si stia perdendo. Nel Molise forse no. Nel Molise, dallo Snowboard Nazionale ci hanno detto di raccogliere immagini per i granai della memoria. Ci sono i tratturi in Molise che sono quest'anno percorsi. Saluzzo non fa la transumanza, sta chiedendo la transumanza un po' dappertutto. Noi cercheremo di farla, di mantenerla sempre viva. Partiremo da Umbriatico, faremo il primo giorno, assisteremo all'incampanamento. Quando si parte, nel giorno? Allora, venerdì 21 c'è questo primo evento dell'incampanamento. Vedere proprio come lavorano i mandriani a separare gli animali e a mettergli la campana al collo. Sabato faremo una grande festa di inizio a Perticaro, nella piazza di Perticaro, sempre con prodotti naturali. A che ora? Allora, noi avremo prima un percorso, oggi dice trekking, una camminata, sì. Parliamo un linguaggio più appropriato, alle porte di Perticaro. A che ora? La sera alle 20 saremo a Perticaro, ma noi andremo là verso le 17 per girare Umbriatico, un paese magnifico che dovrebbe essere più conosciuto da noi. Sabato alle 20. Il giorno dopo andremo in Sila, si partirà la mattina a piedi. Presto. Che infatti, andate... Una parte a piedi, una parte in macchina, perché ci sposteremo, gli animali ci guideranno. Quindi non possiamo neanche dire con esattezza cosa faremo, perché noi ci adeguiamo a quello che fanno gli animali, li seguiamo. E si conclude con una grande festa, con un gruppo folcloristico molto bravo, che stiamo facendo venire direttamente a Catanzaro, un cantante bravissimo, tutto quanto, e in compagnia, per ricordare alla gente la tradizione, il mangiare buono, pulito e giusto, e divertirci. Partecipate anche voi, collaborate anche voi con lo Slow Food, per questa manifestazione. Oltretutto è un piacere partecipare a questo evento. Noi come Coldiretti stiamo portando avanti dei progetti mirati a valorizzare le tradizioni. Parliamo di agroalimentare, parliamo di ciò che di buono si produce su questi territori. Quindi essere partner di un'iniziativa realizzata da Slow Food ci aiuta attraverso, come dire, un coinvolgimento diretto dei giovani di Coldiretti. Avete visto che come partner è Coldiretti Giovani Impresa, non Coldiretti. Riprendere queste tradizioni e fare in modo che possano far parte delle nostre attività. Questa sorta di riscoperta di antiche tradizioni, perché parallelamente ai percorsi, ai tratturi, a tutto quello che è la transumanza, c'è la riscoperta delle eccellenze che in questi territori si producono e vorremmo con questo spingere i giovani a fare imprese in agricoltura attraverso queste opportunità. Carne, vino, formaggio, tutto. Ma un po' tutte le eccellenze del territorio, quelle che conosciamo noi, quelle che dobbiamo far conoscere sempre di più ai cittadini italiani, perché questa è il nostro vero, la nostra vera leva per fare reddito in agricoltura. L'ho messo in ordine, secondo il piacere che provocano al dottor D'Antonio. D'Antonio. Cioè, come detto, carne, vino e formaggio. E formaggi, sicuramente. Noi invertiamo le cose, formaggio, carne e vino. E non solo, auspichiamo... Lui ha detto vino, formaggio e carne. Come diceva il dottore, auspichiamo di poter essere partner di Slow Food per altre iniziative, anche perché stiamo facendo qualcosa per cui vogliamo bene alla nostra Calabria e ai nostri territori. I giovanissimi atleti della New Croton Dance ieri mattina sono stati ospiti della Casa Comunale di Crotone. Parliamo di danza oggi. Sì, è una danza sportiva. Diciamo che Crotone anche in questo, quando si cimenta, siamo ahimè, o una questione sport, spettacolo e musica, siamo i primi. Siamo i primi, sì, sono stati veramente bravi, sono addirittura due titoli italiani e uno di bronzo, quindi voglio dire, mi sembrava giusto e doveroso, come stiamo rispettando tutti gli sport che in questa città naturalmente portano alto il nome di Crotone, anche loro avevano il diritto di venire qua nella casa, certo, di tutti. E quest'oggi che facciamo? Oggi facciamo una presentazione naturalmente di questa nuova disciplina che sono 2 o 3 anni che si fa sul territorio, siamo già campioni d'Italia e il Comune ha voluto dare a nome di tutti i crotonesi un riconoscimento e alla scuola e ai ragazzi. Un attestato di benemerenza. Sì, sicuramente, perché ci sembra giusto anche per una questione di spinta, poi sappiamo bene, lo diciamo sempre, no, quando si sta nello sport si sta nelle regole e quindi si può soltanto dare dei prodotti buoni per questo territorio. New Croton Days è la società, l'associazione sportiva che ha vinto queste gare a livello italiano. E il signor Buscema è il
maestro di danza. Sì, sono io il maestro di danza della New Croton Dance, dove quest'anno, dopo tanti anni anche, abbiamo portato ottimi risultati dei campionati italiani che si sono svolti ad Ariano Irpino in provincia di Avellino. Io e mia moglie abbiamo preparato queste ragazze nell'arco dell'anno a questa bella competizione dove insomma ci sono stati gruppi da quasi tutta quanta l'Italia. È stata una bella competizione, si è svolta in 4 giorni, dal 16 al 7, 18, 19 maggio. E adesso c'è questo riconoscimento del Comune di Crotone. Sì, mi fa molto piacere in quanto crotonese, il nome della scuola porta il nome della nostra città, i campionati italiani, e per me è un onore essere qui a prendere questo riconoscimento dall'assessore Moletti. Allora, complimenti. La ringrazio. Tu sei un ballerino? Sì. Come ti chiami? Luciano Buonaccorsi. Sei contento? Che medaglia hai vinto tu? La medaglia d'oro o la medaglia di bronzo? Hai vinto una medaglia? Sì. Sai ballare, quindi. Ti piace ballare? Lo so, Francesco, sì. Tu invece? Gioacchino Buonaccorsi. Siete fratelli? Sì. Quindi tutta una famiglia di ballerini? Sì. E tu, questa signorina grande grande, come ti chiami? Shaila. Shaila. Sai ballare tu, Shaila? Ti piace ballare? Sì. Invece? Maria. Ti piace ballare? Che medaglia hai vinto? Medaglia d'oro o di bronzo? Non lo sai. Tu invece, tu sei più grande, no? Laura. Come ti chiami tu? Laura. Tu che medaglia hai vinto, Roy? Non lo sai. Hai vinto e basta. Tu invece? Maria. Maria, che medaglia hai vinto, Maria? Non lo sai, però sei brava a ballare. Sì. Come ti chiami? Sara. Sara, che tipo di ballo fai tu? Facciamo latinoamericano e pop. Tu invece? Valentina. Valentina, tu lo sai che medaglia hai vinto? Non te ne importa niente, io ho vinto e basta. Sì. Allora, tu come ti chiami? Martino. Martino. Martino no, di Martina. Martina. No. Martina. Martina, tu lo sai la medaglia che hai vinto, nemmeno tu. Non te ne importa. L'importante è partecipare, dici tu. Sì. Tu invece? Carla. Carla, che tipo di ballo fai, Carla? Latinoamericano. Solo latinoamericano. Hip hop e moderno. E allora, l'ultima della cosa. Come ti chiami? Marzia. Una bella soddisfazione anche oggi, vero? Oltre alle gare, ad aver vinto una medaglia, non ce ne importa se di oro o di bronzo, l'importante è vincere. Sì. Ma oggi c'è il riconoscimento della città di Crotone. I crotonesi sapranno tutti che avete vinto queste due medaglie. Sì, è importante. Complimenti a tutti. Grazie. Si svolgerà domani, venerdì 21 giugno alle 17, presso la sede della Federazione Provinciale del Partito Democratico, l'incontro dibattito dal titolo Piano Regolatore del Porto, occasione di sviluppo per la città di Crotone. Grande attesa per il concerto di domani a Crotone di Gino Paoli e Danilo Rea nell'ambito del Festival dell'Aurora. L'appuntamento è alle 21 nel suggestivo scenario del Teatro di Capocolonna. Sempre domani alle 10.30 presso la sala di Onigi Caiazza della Casa delle Culture di Crotone si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione Liberi di Giocare, torneo di calcetto in memoria del piccolo Dodò Gabriele assassinato appunto nella strage cosiddetti campetti, torneo organizzato dal coordinamento di Crotone di Libera e dalla FIGC di Crotone. E ancora domani alle 10.30 presso la sala conferenze di Union Camere Calabria di Lamezia Terme e in modalità videoconferenza presso la sala Pitagora della Camera di Commercio di Crotone, con inizio alle 10.30, dicevamo, il seminario dal titolo La proprietà industriale quale leva per la competitività del sistema produttivo, tutela, valorizzazione e azioni di pre-diagnosi. Alle 11.30 presso il Museo Giardini di Pitagora si illustrerà l'importanza di installare defibrillatori automatici esterni e interni da utilizzarsi da personale non sanitario presso luoghi ad alta densità di pubblico.
Alle 11 presso la sala consiliare del comune di Crotone, incontro con gli atleti dell'associazione sportiva di karate ASD Martial Croton Rio. Ed ora vediamo il tempo, previsto per domani su Crotone e provincia, si prospetta sereno, visibilità ottima e vento di 12 nodi. 30 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo, 18 la minima. Ed ora il bollettino nautico del Mar Ionio, tempo vento da nord a forza 3 con locali rinforzi, sereno o poco nuvoloso, visibilità buona, mare poco mosso in attenuazione sotto costa, tendenza, vento da nord forza 2, sereno o poco nuvoloso. Bene, la nostra informazione è terminata, io vi ringrazio per essere stati con noi e come di consueto vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.